Ciao a tutti gli amici di Avvore Magazine. Oggi vi presentiamo un'app che si occupa di gestire i documenti in PDF. Si chiama PDF Connect ed è sviluppata da Swan Chen, probabilmente. Non conosco la pronuncia esatta. L'interfaccia è semplice e di immediata comprensione. Consente l'organizzazione, la visualizzazione e la modifica di tutti i file presenti nei nostri archivi cloud e in locale. Permette di accedere a tutti i maggiori servizi disponibili al momento. Nella sidebar si può attivare anche la fotocamera per scattare foto ai documenti e farne una scansione da conservare e catalogare. È possibile anche salvare le pagine direttamente in PDF, funzione molto utile. Tutto il materiale digitale può essere ordinato cronologicamente o per titolo ed è indicizzato per una rapida ricerca. Esiste anche la possibilità di trasferire i file da computer al dispositivo mobile tramite la rete casalinga. Si attiva un indirizzo da inserire nel proprio browser web per consentire la navigazione e lo spostamento dei documenti. Può essere vitale quando non abbiamo il cavo a disposizione e dobbiamo scaricare qualcosa dal PC di qualche amico, per esempio. Ed è sicuro perché rimaniamo all'interno di una rete protetta e conosciuta. Per aumentare la sicurezza, comunque, si può impostare una password per il server Wi-Fi. Una delle caratteristiche più interessanti di questo PDF Connect è quella che ci permette di modificare i PDF aperti con l'app. Avremo la possibilità di compilare direttamente i moduli, di apporre una firma sui documenti, inviarli via mail o stamparli. La configurazione di questo programma è davvero elementare. Per gestire i servizi cloud basta inserire username e password di ognuno e i menu sono facilmente comprensibili. È consigliata per chi deve manipolare contratti e pagine PDF, di solito rognose, in mobilità. Certo, il display di un cellulare non è il mezzo ideale per farlo, ma con un tablet il discorso è completamente differente e all'occorrenza questo software è davvero utile. Per questa video recensione è tutto, ci rivediamo alla prossima.